siamo i lavori. E come vi ricordate, intanto che parlo vi passano tutte le immagini e tutte le varie cose. È finita la sua epoca, è un progetto che ho iniziato nel 2021, questo qua appunto, sono progetto Silvia dal 2016, questo qua Ronnie Panni dal 2021 o 2020 circa, e ho tirato fuori questa livrea Team Rocket Bunny, tutte queste evoluzioni da vedere comunque si è seguito negli anni. Ora, dopo ben 3 anni, quasi 4, è ora di cambiare, quindi nuovo progetto, nuova vita, nuove idee, e vi porto con me su tutta la lavorazione, quindi mano a mano vi farò vedere tutto quanto. Iniziamo unboxando dei pacchi che mi sono arrivati, sempre si aprono facilmente, sganci per il nuovo cofano, quindi spoiler già, poi vediamo, da Amazon con furore, nuovo pomello del cambio, e questo l'ho già aperto perché non esisteva la tentazione, il nuovo volante che andrò a spedire perché bianco non mi piace, l'ho preso solo per il New Chrome in mezzo e lo andrò a spedire e lo farò fare, non lo so, forse in cartellino, vediamo. Per montare i cazzaretti ho fatto un disastro, cioè polvere ovunque, cioè della fottutissima polvere ovunque. Attacchiamo la corrente e attiviamo sospensioni, così da poterla gonfiare e poterla andare sotto. L'aria dovrebbe finire di caricarci, solleviamola. Andiamo al ragazzo dell'ama. Ora tiriamo via e parati. Allora, parolti avanti, abbiamo smontato. Tutta sollevata, sembra un cazzo dragster. Va bene. Ora dietro vado una passata a pulire l'intonaco dei faretti. Ok, abbiamo cavato anche il cofano. Da solo è stata una gran faticata, però inizia a essere bella smontata e mi piace ancora un pochino. Non riesco ancora a star buono. Ok, allora qui abbiamo iniziato a smontare. Nel frattempo sono arrivati anche i rinforzi. Mi dà una mano a smontare tutta la macchina. Questa quasi a venire male, vedo tutto smontato. Ho appena tolto il primo over fender. Abbiamo tirato giù anche il posteriore. Dato che come tutti pensavano che la mia ala fosse attaccata al paraurti, mi sa proprio di no, eh? E mi sembra proprio una cosa strutturale, eh? Non attacchiamo al paraurti, se no non tiene, no? Tutto smontato, tutta bella smontata. Ebbene sì, è arrivata anche l'ora di togliere anche loro. La fine del Team Rocket. La sto piano piano levando. Mi dispiace, sono sincero, mi ci dispiace. Cioè, ho creato uno stile, una macchina veramente assurda, e adesso smembrare tutto e ricominciare da capo mi sta veramente creando tanta paura. Veramente tanta paura. Anche le grafiche se ne sono andate. Ciao ciao Team Rocket. Bisogna spellicolare gli allargamenti, poi andiamo a provare il cofano nuovo. Vediamo come ci sta, vediamo di messe tutti gli ancoraggi. Vediamo iniziare questo upgrade per bene. Abbiamo montato tutto il cofano in carbonio, rimontai gli allargamenti per capire come sta. Allora, a
abbiamo montato il paraurti avanti, disassemblato tutte le varie menate e ora dobbiamo prendere un po' di misure. Però mi serve l'aiuto di Brocanelli. Però, allora, che succede? Io avevo il progetto di mettere qua dietro una ducktail. Così ne fa. Però mi hanno fatto salire un dubbio. Forse vedere video e varie JDM. Sto rivalutando lei. Ovviamente non sarà lei. Però per fare una prova, quindi non mi ricordo nemmeno se gli attacchi sono gli stessi. Perché quando l'ho messa così, ho cambiato parecchie cose. Mi ricordo nemmeno se gli attacchi sono gli stessi. Boh. Proviamo. Vediamo che succede. Montiamo le lastre che stanno qua, quelle per reggere i cavi d'acciaio per tenere in tensione l'ala gigante. La chiamo da di la Big Queen, se è tutto British. Solo che mi si è incastrato una c***o di vite. Ok. Ho ritrovato le vecchie piastre dell'ala di quando anni fa l'avevo sul baule. Ora montiamo questa e poi proviamo a rimettere sopra l'ala. Le piastre le abbiamo rimontate, smontiamo, disassembliamo tutta l'ala e l'appoggiamo sopra il legno. Come lo l'ala è appoggiata ora. Questa stava qua sopra, l'attacco è tutto fatto perché doveva stare qui così questa. Quando poi l'ho messa dal paraurti che l'ho rifatta, devo aver spostato gli attacchi. Gli attacchi sotto l'ala non combaciano con le piastre. Però per darmi un'idea di come sta con l'ala sopra invece che il duck, può andare. Dai, non mi sembra malvagissima.